io stavo a casa di... Signori, buonasera. Salve, buonasera. Dai, eh? Che piacere. Oh, questo era quello l'amico, l'amico Sabatino. In questa serata... Serata amena di Pietra dei Fusi, dove c'è, vedo un molta movimento gente. Pazzesco. Molta gente, per favore non, ecco. Non mettiamo su YouTube, sennò qua arrivano gente da tutto il mondo. Da tutto il mondo. Sì, sì. Ma la discussione poi si è articolata su più fronti. No. Vi ho lasciato che stavate discutendo... Abbiamo finito di parlare di politica e delle prossime, dei prossimi prostata, provvedimenti del di governo. Politica, anche di prostata. Politica... Di Renzo Piano, di Renzo Piano, quindi architettura, di Giotto, c'è stato un circolo culturale. Vedi, volte. L'intelligenza qui si è questo, qua si cambia il mondo, la scienza è... Ma si potrebbe fare un circolo culturale allora? Come no? Sotto al Plata, no? Sotto il Plata. Ma Grecia i peripatetici sono invece che sotto il colonnato, sotto i platani di Pietra del Fuso. Mettiamo pure le peripatetiche, cioè appunto, siamo. Un invito alle peripatetiche. Ma io intendo peripatetiche quelle altre però, eh. Sì. Abbiamo capito. Capite come. Che non appartengono al movimento. La storia di Pietra dei Fusi è fatta in questa. Avanti e dietro. Sotto questi altri. I testimoni sono i tre platani. Ma se i testimoni potessero parlare, sai quando cose. La voglia. Ma una volta si faceva la vasca, no? Sì, no. Lo struscio, la vasca, la passeggiata. No. E poi una volta serviva anche come orinatoio. Ecco, poi, infatti. No, ti davo il vantaggio, siccome essendo circolare, di spostarti a secondo dei passanti. Esatto. Da lì hai avuto l'ispirazione sulla carriera medica da intraprendere. Sì, perché un sacco di gente che usufruivano di questi alberi qui che sono abbastanza grandi. E allora non c'è una cosa, il problema, perché vanno sempre a urinare? La prova. Però sono cresciuti bene, vedo, Sì. È perché l'ammoniaca è fertilizzante l'ammoniaca, certo. Quindi diciamo gli antichi romani poi insomma la conservavano, le urine venivano conservate, sì, ma venivano conservate anche per altri motivi, di tintoria sì. Fissavano i colori del tessuti, delle lane, tessuti, no? No, poi, abbigliamento, anche noi, al Vaticano fino a 100 anni fa l'hanno utilizzato. Noi lo utilizzavamo per come disinfettante, anche quando eravamo piccoli come disinfettante. Però ognuno si usa la propria, perché mai è successo. Soltanto quando feci la visita militare, allora fecero l'esame dell'urina. Sono due o tre che non riuscivano a fare pipì perché erano fatti per prima. Io gli riempì tutti i piatti. Io spero che loro non avessero malattie, perché può darsi pure che fanno un militare, perché la mia pipì era perfetta. Era perfetta. Sì, nel bagno. Ah, tu hai fatto una cortesia? Sì, a Centrilla, cosa, a Maruzziello. Ah. C'era una gente che non riusciva a fare pipì perché avevano fatto pipì. Io poi li riempì tutti quanti. C'era già. Andava lì a chi serve? C'era anche allora questa è interessante. Mo non so se è stato un fatto brutto o fatto bello, perché comunque sicuramente di potesse essere fatti i militari e sono stati male non sapendo di stare male. Quindi che poi a quei tempi la visita militare molta gente si sapeva di tenere, vabbè, ma Antonio, gli puoi fare una visita postuma eventualmente. La mamma ha già ricordato quest'anno, è passato tanto tempo. Va bene, riprendiamo domani. Volentieri. Grazie, buonanotte. Grazie, un altro argomento. Sempre però, sempre dobbiamo fare sempre i racconti dell'urologo. Quindi ricorda quando gli appunti così. Vabbè, ma io non posso. Grazie. Senza fare nulla. Secondo puntata è un po' così, quindi non puoi mettere. Vabbè, la mettiamo. Insomma, in fascia protetta. In fascia protetta, qualche bip mettiamo. Va benissimo. Grazie, buonanotte. Buonanotte.